Quindi il giro d'andata bene, lui ha 22 punti, poi viene il Taranto, è una partitone. Il giro di ritorno, Serie B. Sarebbero sempre grassi. Che cola, eh. Comunque poi ci viene il Taranto. Abbiamo fatto questo per passare a quest'altro argomento. Sentiamo. No, seriamente no. Seriamente è dura stasera, capisco. No, raga, questa è una cosa però seria sul serio. Seria veramente. Vai. Questa è una cosa seria. Quindi ricomponiamoci. Questo abbiamo cambiato argomento. Perché io in questo momento mi sento di mandare un saluto, un abbraccio affettuosissimo a un amico e anche un collega, Andrea Orlandi, e al papà di Andrea Antonio, che purtroppo settimana scorsa hanno perso la mamma e la moglie. E quindi sicuramente un abbraccio a Andrea e gli siamo vicini con tutto il cuore, naturalmente anche al padre. Quindi questa è una cosa che... Beh, noi ci associamo, ci stacchiamo chiaramente singoli da... come televisione. Poi la seconda cosa che dico è che giovedì prossimo a Question avremo come ospite il sindaco di San Gemini, Leonardo Grimani. Ecco, quindi ore 21, Question, Teleumbria Viva. Questo lo dico adesso e poi possiamo continuare. Marchetta... ma io faccio sempre l'abbiamo fatta e via, bravo. L'autogestione a me comincia anche a piacere, perché mi togli anche l'obbligo di ricordarmi. Me l'hai data l'opportunità e io l'ho pigliata. Senti, ma io prima stavo di una cosa, scusa, perché mai una? No, ci serviva l'allenatore Siracusa e Ugo Lotti. Ci abbiamo detto basta Siracusa, l'ho detto, ho tirato fuori il Siracusa prima, c'era Romano per cambiare discorso. Dicevo, invece di prendere un esterno, ma non perché ce l'ho con la vista, abbiamo qualche ruolo più scoperto. Tipo quando, cioè per esempio, un mediano, mi comprate un mediano? Uno che spacca legna a centrocampo? Gatti? Sì, devi con miracoli, quelli lì. Comunque, a parte, ecco, un mediano sarebbe. Con quelle rocciole, ma per favore, basta. Poi, secondo me, a destra, se manca quando a Matteo, siamo scoperti. Ecco. E poi, soprattutto. Neanche mo' è rientrato per lei, al limite. Sì, è al limite, certo. E non ce l'ho con Dozzi Borzoi, alla fine la sua parte la fa sempre, secondo me. Ci serve un centravanti. Anche perché anche Balistreri non si sa, è disperso. Proviamo Andrea Bagnate e Gesuele a sto punto. Dai, proviamo sti ragazzi, Andrea Bagnate è un bel giocatore, ragazzi. Ecco, Bagnate e Gesuele no. Dai, via. Però un centravanti di peso, secondo me. Riganò dice che è un bel peso. Beh, di peso fino a un certo punto. Beh, Riganò come peso fino a un Riganò? Ma sto scherzando. Di peso dicevo fino a 80 kg. Di peso 80 kg, insomma. A parte che lo può fare anche mo seriamente. Posso fare anche il ruolo del centravanti, lo può fare anche artistico. Chi li paga? Mo chi ha pagato fino adesso? Ah, ricominciamo? Qualcuno andrà via, Qualcuno andrà via di questi che abbiamo. Di questi 36 esterni che abbiamo, qualcuno se ne via. Prendiamo un altro, qualcuno no, andrà qualche via. Qualche giocatore no? Va via, dai. Qualche giocatore, per... non il 7-8 che c'è. Ma che fa fare via qualche giocatore? Tanto fa giocare un'altra parte. Se va a fare la tornata, papà. Dai, ottimismo. Adesso al di là di questo. Io penso che Gianni è il sale della vita. Qualche giocatore andrà via. Perché lui dice giustamente la rosa è ambia, no? Perché dobbiamo quello c'ha ragione. C'ha ragione, anche in un'ottica di cessione, cedere una squadra con 40 giocatori è diverso che cedere una squadra con 26. Sono contratti annuali molti, ho capito, però mica tutti. Comunque dicevo, Maricca, quanti decenni ce l'ha il contratto, perché sta qui da quando? Da 7-8 anni. Che abbiamo per un nullo del Todi, va, lo vuole il Perugia, dice tanto forte. Chi? Per un nullo. Ma chi è? Il giocatore del Todi che dice che sia un lo fenomeno. Lo vuole prendere per indebolire. Dice che sia un fenomeno, dice. Quando noi ci fregarono, tra virgolette, il tornante, che vennero a vedere la partita a Nardi, noi non possiamo fregare. Come si chiamava? Te lo ricordi? Era forte per... Era un... No, Trudo, no, Trudo. No, Trudo e Trudaio. No, fanno parte dell'altra storia. Comunque, ce lo pigliarono. Ce lo pigliarono. Ci pigliarono le botte a Alviano. Ci pigliarono le botte a Alviano. Era mica la scacciarata. Sì, botte. Si vede che sono vecchi, Però anche tu te ricordi, per cui insegnaccio. No, ma io ricordo, però. Noi non possiamo. Parliamo io giovane, sono io. Parliamo del 92, non è che parliamo del 1611, via. Sì, sì, Castagnari, figlio di Cavucci, vennero a vedere la partita. E si pigliarono quelle 2000 ternani a vedere la. Sai che mi sembra di ricordarmi qualcosa anch'io, perché vedo un segnaccio. 93, era il 1993, a Alviano. A Alviano, c'è l'episodio? Quando entrarono, diciamo, gli assi di Alviano. Fitti come la nebbia. Senti con quale gioia l'avvocato. Avvocato, c'è la prescrizione. C'è la prescrizione. Ma mi meraviglio. È prescritto. È prescritto. Andiamo su internet. Oh, senti, se non ci possiamo neanche permettere. Ma ci vedono in tutto il mondo. Ma se non ci possiamo neanche permettere, dal cuore della conca, di far valere la nostra termitudine dopo che ci hanno dileggiato e ci dileggiano tuttora da Perugia, manco giocassero in Champions. Ma non scherziamo. Secondo me si divertono. All'entrata,
facciamo un tavolinetto da bar per, sì, per fare biglietti, ti saltiamo ai dannati 5 euro per... Beh, sti poretti. Chi lo disse? Chi lo disse? 5 euro. Lo disse Castagnere? Lasciamo stare. Vabbè, io penso che la possiamo chiudere qua sta puntata, perché Polpo stasera la lavanderia nel pallone. Non mi ricordo come si chiama quell'esterno che era tanto bravo. L'esterno ce lo rubano dopo la settimana dopo. No, Esposito, no. Ma io dico, no, ci vuole uno che poi dopo ha fatto carriera, Ha fatto, anche la Serie B dopo, sì, attenzione, ha fatto anche la Serie B. Sì, ce lo rubarono a quell'allenamento. Rubarono, no, ce lo proprio sfilarono là sotto il naso. L'obbligo di firma del contratto. Noi possiamo fare la stessa cosa, andiamo nei dilettanti a comprare il giocatore. Gli pigliamo per un nullo dal Tovi e Tarpani pure gli pigliamo. Oh, sono giocatori Tarpani che fanno... ce ne hai modalmente tanti. Lascia perdere. Andiamo nei dilettanti. Regia, basta. Diamo la chiusa a questa lavanderia nel pallone di questa sera. Ringrazio Enrico Briotti, Luciano, grazie, Faustini. Grazie, Gigi Manini, Massimo Mingiarelli, vi ricordo. Speriamo di andare in replica domani, sì, sì, alle 15. Con chi giochiamo domenica? Ma domenica c'è lo sciopero. C'è lo sciopero domenica. No, questa. Ma no, questa è l'11 o il 12. No, l'altro, complimenti, scioperare. Ma chi? Scioperare che fate un lavoraccio, mi capisco. Sabato. Domenica. No, l'11 e 12. Maledetti. So niente. Veramente. Allora. L'8 dicembre a Leonessa andiamo. È festa, tutti a Leonessa. Tutti a Leonessa. Tutti a Pugna. Senza fermarsi a dormire, Bruzzichese. A dormire non ci fermiamo. No, no, il pullman parte alle 7 della mattina da Piazza Tacito. Chiaro, Mingiarelli farà anche la guida col microfono. Sì, chiaramente, sì, sì. E mentre Enrico Briotti passa col piattino per quello che è un piccolo. Perché anche un panino con la porchetta. Ma la sera però si torna, Ci fanno fermi con la fitti, sono cari. Anche il vitto è caro, No, no, tutti a casa mia. Tu ce l'hai a Leonessa? Sì, sì, ho affittato l'appartamento. Ecco! Ecco un altro! 900 euro al mese. Dicevo, forse domani alle 15 andiamo in replica, poi su internet. E poi ci vediamo martedì prossimo. 900 euro al mese, pago. Ciao, regia. Ciao.